Ben arrivati in questo lunedì 18 febbraio al dopo partita e con noi oggi, come sempre, Gigi Gravaglia. Ben arrivato Gigi. Ciao. Che hai visto una partita su due di questa settimana, giusto? Sì. Adesso ne parleremo con il responsabile del settore giovanile dell'Imolese, che invece sabato era a Rimini per il derby, Marco Menghi. Bentornato Marco. Ciao a tutti, grazie. Sei andato a vedere l'unico derby che non dovevi andare a vedere? Vabbè. Ho le spalle larghe. Ne hai giocati tanti di derby, te, un po' di qua, un po' di... Nello sport i risultati sono sempre tre nel calcio, quindi... Insomma, facciamo un passo indietro veloce, poi vi leggiamo i risultati di quest'ultima giornata, ma la 26esima che si è svolta durante la settimana, martedì 12, ha visto l'Imolese impattare 0-0 con la San Benedettesi, Ravenna pareggiato con il Giana, vittoria del Pordenone sulla Vispesero 1-0, il Rimini era uscito sconfitto dal Feralpissalo 1-3. Poi questo weekend invece si è giocato un altro turno, la 27esima giornata del campionato Serie C, Girone B, dove Sud Tirol, Gubbio 4-0, Teramo, Monza 1-1, la Ternana ha perso in casa con la Triestina 2-0, cade il Pesaro in casa con l'Albino Leffe 1-0 per l'Albino Leffe, 3-0 del Feralpi sul Ravenna, un Feralpi lanciatissimo, 0-0 Vicenza Fermana, 1-1 Renate Pordenone, 1-1 Giana Virtus Verona, 2-0 Rimini Imolese e 0-0 San Benedettese Fano. La nuova classifica dopo 27 giornate vede il Pordenone in testa, ci sono alcune squadre come la Ternana che devono recuperare alcune giornate, 54 punti per il Pordenone, 47 per la Triestina, 46 per il Feralpi Salò, 42 Sud Tirole Imolese, 40 Monza, 39 Ravenna, 37 Fermana, 36 Vicenza, 34 San Benedettese. Qui siamo nella zona calda fra la prima che va in Serie B e le altre che vanno ai play-off. Zona intermedia per Pesaro, Ternana, Gubbio, Renate, Rimini, Teramo e siamo già in zona calda fra Teramo e Alma Fano che sono 28, caldissimo per Giana 26, Albino Leffe 25 e Verona 22. Gigi, allora hai visto la partita casalinga fra Imolese e San Benedettese, ti sei perso il derby di sabato sera, arriva un punto in due giornate. Sì, dobbiamo aspettarci, diciamo, queste partite perché l'Imolese non è più, diciamo, la sorpresa, l'Imolese è una realtà, l'Imolese è lassù, tutti vengono per strappare anche solo il punticino per limitare i danni, cioè l'allenatore della San Benedettese, che sulla carta era una delle squadre, diciamo, titolate, dopo la partita ha detto è un gran punto, abbiamo ottenuto un gran punto con l'Imolese, praticamente non li abbiamo visti nella metà campo dei rossoblù, li abbiamo sempre visti solo e soltanto difendersi, gli episodi non sono stati favorevoli, come probabilmente ci dirà Marco a Rimini. E ripartono, se hanno la fortuna di trovare il gol e poi dopo la partita logicamente cambia, ecco. Marco, due partite un punto, dicevo con Gigi, brucia di più due punti buttati all'aria in casa con la San Benedettese dove potevano arrivare perché varie occasioni, o la sconfitta di Rimini fatta comunque di episodi, secondo gol arriva alla fine? Ma insomma non è che brucia, quando non fai punti è un peccato, chiaramente, soprattutto per tutto quello che hai proposto fino ad oggi, quindi l'Imolese ha detta di tantissimi e non solo per quello che dico io che sono di parte, gioca sempre bene, si propone, un Imolese che non ha mai perso l'identità, un Imolese che è sempre stata la prima caratteristica, le peculiarità, il gioco, e l'ha espresso anche in queste due partite, poi è chiaro che come ha detto giustamente Gigi, andiamo verso un fine campionato dove i punti sono determinanti, soprattutto direi determinanti in questa categoria, quindi per portare a casa un punto le altre squadre farebbero di tutto e sanno bene che se concedono un po' la schiena all'Imolese può veramente far male. Noi non abbiamo mai perso identità, dal mio punto di vista, né con la San Benedettese né con Rimini. Sono state due partite leggermente diverse, con due squadre che hanno giocato alla stessa identica maniera, quindi un 5-3-2 veramente molto chiuso. È chiaro che il Rimini in casa ha avuto più gamba nelle ripartenze, aveva anche dei giocatori forse più adatti a fare quel tipo di gioco, non ha concesso nulla, ma con la San Benedettese veramente gli spazi sono stati pochissimi, se non nel finale,
e a metà del secondo tempo arrivare in fondo quelle due o tre situazioni, quelle palle messe dentro che ci è mancata la zampata. Con Rimini abbiamo concesso qualche ripartenza, ma questo fa parte del gioco, dove il Rimini ha avuto un po' più fortuna nel concretizzarlo, perché se andiamo a scorporare le situazioni e facendo un'analisi un po' più razionale della partita, il secondo tempo, se tu in quelle due o tre situazioni fai gol, era l'equivalente di quello che ha proposto il Rimini nel primo tempo a livello di occasioni. A livello di gioco l'Imolese si è sempre fatto apprezzare anche sabato scorso. Gigi, una frenata che deve fare comunque preoccupare? No, o ci siamo abituati bene, perciò è logico che dopo risultati positivi arriva la sconfitta e qualcuno magari storce il naso, ma ci sta. L'Imolese secondo me deve essere l'Atalanta della massima serie e lo deve essere in Serie C, deve giocare in modo spensierato, deve giocare bene come sta giocando, poi anche i risultati continueranno a venire senza preoccuparsi. Questa è la filosofia non deve cambiare, cioè gli episodi contano tantissimo in una partita, cioè stiamo vedendo gli highlights di Rimini, cioè un gran legno colpito dall'Imolese che poteva essere gol, ma soprattutto vorrei vedere rallentato il rigore che all'Imolese non è andato e è andato a Rimini, cioè questo è un rigore netto, gente, questo vediamo, cioè il portiere va direttamente sull'uomo. Non mi vengano a dire che il pallone ha cambiato traiettoria o meno, il portiere esce e va sull'uomo nettamente e lo mette giù, questo è rigore, se questo è il palo, cambiava tutto, se l'Imolese trova il pari sul calcio di rigore che è nettissimo, vediamo un'altra partita dopo, poi vabbè il 2-0, guardi il 2-0, sembra che il Rimini abbia dominato la partita, ma è arrivato praticamente a tempo scaduto su un'altra ripartenza, ma quantificando, pur non essendo stato un Imolese all'altezza di altre prestazioni, se vai a guardare quello che ha fatto l'uno e quello che ha fatto l'altro, era già diciamo un pari stretto, e invece è uscito un 2-0 che comunque ci sta, perché il Rimini si è giocato a casa, per il Rimini era una partita fondamentale, perdeva con l'Imolese o pareggiava con l'Imolese, si trovava praticamente in zona play-out, a un punto dalla zona play-out. Oggi respira più 4 sulla zona calda, certamente gli obiettivi, gli stimoli erano differenti. Marco, avete recriminato molto su questo rigore non concesso, però Dionisi ha anche detto ci sta, cioè è una sconfitta salutare, una sconfitta che deve insegnare. Ma molto probabilmente. Sì, ogni tanto ci sta segnare il passo, voglio dire, ci può stare, ma l'importante è l'interpretazione, che non è cambiata, dal mio punto di vista non è mai cambiata, pur trovando veramente pochissimi spazi, soprattutto nella profondità, nella schiena degli avversari. Ma ripeto che dovremmo aspettarci tante di queste partite condizionate, diciamo così, molto di più in questa fase della stagione cruciale, dell'esigenza di un risultato piuttosto che dal poter giocare liberamente, diciamo così. È chiaro che noi abbiamo dei vantaggi quando arriva una squadra che vuole giocare, vuole proporre, rispetto a una squadra che si chiude. E soprattutto mi viene da dire in questo momento qui, dove non abbiamo un giocatore che per me può essere l'apriscatole. Due giocatori, sì, perché però è importante la spinta sulla fascia di Grattoni, che non c'è, sicuramente. Ed è importante l'inventiva di un giocatore che te la però può decidere. Però lui è un giocatore che, io dico apriscatole, perché è proprio in quelle circostanze dove lo spazio è serrato, lui ha la giocata risolutiva, prende un rigore magari in circostanze incredibili, oppure si crea una punizione dal limite invece che poterla prendere come le abbiamo avute noi a 35 metri, ecco perché le abbiamo avute a Rimini queste punizioni, però secondo me è un po' troppo lontana dalla porta. E quindi, ma questo nell'economia di un campionato e in una fase della stagione come quella di oggi sono cose che il nostro staff conosce veramente molto bene, lo sa bene, e adesso vediamo, perché se troveranno
dell'alternativa o meno, ma comunque insomma non abbiamo, la cosa fondamentale, non abbiamo mai perso e non ci siamo mai disuniti, non abbiamo mai perso identità nella nostra proposta e non ci siamo mai disuniti. Poi ripeto, per me quello è calcio di rigore netto, perché forse è rimasto ingannato l'arbitro perché siamo a un metro e mezzo dalla linea di fondo, ma se questo, come è successo il loro rigore, secondo me la dinamica è la medesima, è la stessa, solo che loro è stato a un metro e mezzo dentro l'area, il nostro un metro e mezzo quasi dal fondo dell'area, ma la dinamica è la medesima, quindi se hai fischiato dopo dovevi fischiare anche prima. E molto probabilmente può essere una partita che finisce 1-1, perché io credo che a Rimini gli può andar bene pareggiare con l'Imolese di oggi. Può anche prendersi paura il Rimini. Può anche avere un attimo di solletico in quel senso, certo, e poi la visione può essere diversa, ma io non mi farei ingannare dal risultato negativo e basta. Si delineano, volendo, due situazioni, se escludiamo il Pordenone che ancora sta resistendo, sempre che la Triestina non, o il Feralpi non riescano a raggiungerlo, una situazione di caccia alla salvezza in fretta e una situazione di caccia ai playoff. L'Imolese al momento è salva tranquillamente, un 42 credo che non sia insidiabile, e arriveranno sicuramente altri punti. C'è il rischio di appagamento e della necessità di alcune squadre, io penso al Gubbio, ma penso più che altro alla stessa Ternana, un Renate che vengono fuori, che l'Imolese venga risucchiata oggi a un più 9 sulla zona neutra, quella che non dà problemi di salvezza ma non porta ai playoff. Credo proprio di no, io credo che questo è il momento, cioè i playoff sono alla portata. Assolutamente sì, certamente, ma anche perché il campionato fino ad oggi ha assolutamente, lo ha dimostrato, recitato questo spartito. Ma credo che debba esserci assolutamente l'ambizione di ogni giocatore di trarre insomma energia positiva e una visione magari più appropriata di quello che sarà il percorso da qui andare in fondo, e l'ambizione di trovare miglioramento in queste cose, personalmente, che poi dopo lo saranno sicuramente di squadra. E non ci deve essere, e credo che proprio debba essere l'ultimo pensiero quello dell'appagamento, assolutamente. Anche perché tutti dobbiamo essere consapevoli che l'appagamento in questa fase della stagione non porta da nessuna parte, perché dopo poi nessuno si ricorderà del bel calcio, dei punti che hai fatto, quando poi fra due mesi, se sei in una condizione diversa da quello che è oggi, è come aver vanificato un po' tutto quello che hai proposto, quindi sarebbe una cosa non da squadra matura, assolutamente. Gigi, cosa ne pensi del Pro Piacenza che ha giocato in 6 col massaggiatore? Anche questa, ritorniamo alle siamo origini. Siamo nell'altro girone. Ritorniamo alle origini, ma anche nel nostro girone, perché Triestina, perché un solo punto di penalizzazione alla Triestina, quando anche la Triestina aveva i suoi bei problemi, perciò fideuscioni, non fideuscioni, qui adesso per non perdere l'iscrizione fai giocare 6 ragazzini più il magazziniere, cioè sono cose che sono vomitevoli. Marco, vuoi dire qualcosa? Ti dico la verità, ai miei tempi non è mai successo una cosa del genere, poi magari a fine stagione una società saltava o meno, ma in corso ne vediamo sempre delle belle, perché non è il primo anno, l'anno scorso in corsa è saltato il Modena, cioè ce ne sono sempre di più di queste situazioni che sono l'anticalcio. Cesena è saltato a fine stagione ma è arrivato al pelo. Però la stagione l'hai salvata, se vogliamo, cioè, perché questo diventa un brutto vedere, se io parlo anche per noi direttamente, anche se non abbiamo... È falsato il campionato. Sì, cioè come è prima squadra non l'abbiamo, ma nel settore giovanile la Pro Piacenza nei nostri gironi, quindi noi dobbiamo andare a fare una presenza per fare un appello che non ha veramente un senso. Quindi io spero proprio, ripeto, che ci sia più controllo soprattutto, perché non esiste che uno faccia una fideiussione con una società, non so, europea, per quale motivo, tra le altre cose, deve essere una condizione un po' diversa, dove io devo mettere il totale controllo e avere anche il coraggio di prendere delle decisioni forti qualora non, i parametri non fossero rispettati. Ma
decisamente prima, non durante. Prima di guardare il prossimo turno, ci dici la situazione del settore giovanile del Limolese? che dirigi? Certo, adesso io sono referente per quanto riguarda l'agonistica, quindi la parte alta, diciamo così, dell'età dei nostri ragazzi. E l'attività di base, il responsabile è Alberto Cardi. Ma guarda, io vengo da una realtà completamente diversa, mi sono trovato di punto in bianco, se vogliamo, in una situazione molto bella, in una situazione molto professionale, poi successivamente in un campionato professionistico dove noi abbiamo assolutamente retto l'urto, perché tutte le nostre, i nostri roster, le nostre squadre erano state costruite per fare un campionato dilettanti, perché non è mai stato raccontato a nessuno, a maggior ragione ai genitori dei nostri ragazzi, che si faceva la Serie C, perché a giugno tu non puoi sapere dove potevi essere ad agosto. Poi ci speravi, però di concreto non c'era nulla, c'era solo una domanda che doveva prendere corpo e consolidarsi. Poi il 3 di agosto si è andati in un campionato completamente diverso, perché c'è differenza, c'è parecchia differenza fra un campionato professionistico e un campionato dilettante, dove noi sicuramente, dove nelle annate precedenti è stato seminato tanto, quindi di certo non ti sei fatto trovare impreparato. Poi è vero che in agosto abbiamo apportato delle modifiche ai roster, abbiamo dato un po' più di struttura, un po' più di qualità, e stiamo facendo una stagione alle porte dei playoff in tutte le categorie, quindi una stagione che ritengo molto soddisfacente, in un campionato che non conoscevamo, dove ci siamo messi un po' alla finestra per poi dare delle valutazioni, per poi fare degli aggiustamenti anche in corsa, come è giusto che sia, e abbiamo la fortuna che la nostra prima squadra sta facendo un campionato veramente molto bello, che ci dà la possibilità di programmare già il prossimo, che è la cosa nel settore giovanile anche importante, avere soprattutto in queste categorie qui, dove fare un campionato, farne un altro diventa complicato, devi avere un piano A, un piano B, ecco, perché se no diventa difficile fare un programma sulla base di un campionato professionistico piuttosto che uno dilettante. Noi non abbiamo questo problema, anzi abbiamo già un po' gettato le basi per la prossima stagione, quindi il settore giovanile del Limolese gode di ottima salute. Ecco, anni fa si parlava del settore giovanile, abbiamo 400 ragazzi, però non arrivava nessuno in prima squadra, non ne arrivava nessuno a fare il salto di categoria, cioè era il discorso sociale, diciamo. Adesso Limolese è strutturato in un modo che ne manda 10 o 12, 15, come anche l'anno scorso, in squadre professionistiche, ma mira anche a portarne qualcuno in prima squadra. Ma guarda, fino all'anno scorso nei campionati professionistici quei profili, quei ragazzi che avevano delle qualità superiori, era giusto che andassero, certo, in certi campionati, perché le proprie qualità erano in campionati dilettantistici un po' sprecate. Fai fatica anche a giustificare al ragazzo, alla famiglia, che magari viene richiesto da queste società, no, non ci vai, e tu fai dei campionati dilettantistici dove c'è una differenza enorme. È giusto che vadano. Oggi è un campionato professionistico, intermedio, quindi non di A, di B, ma di Serie C, e quindi quei prospetti lì, magari anziché andarne via 10-12, ne possono andare via 3-4. Quindi vuol dire che gli altri te li tieni, e sono quelli e saranno quelli che fra qualche anno dovranno alimentare la tua prima squadra. Poi io dico anche che è molto difficile giocare in Serie C oggi, è veramente difficile, vuol dire che devi avere un profilo importante, non solo calcistico, anche morale, quindi che è la cosa per noi basilare nel nostro settore giovanile, e quindi non è scontato. Lavoriamo certo per questo, per cercare di portare qualche ragazzo insomma, alla preparazione della prima squadra. Poi in quel mese e mezzo l'allenatore lo valuterà, però di sicuro il livello si è alzato, di sicuro avremo giocatori che possono assolutamente recitare un ruolo importante da giovani oggi nelle categorie di Serie D. Questo è assodato. Ripeto, stiamo lavorando per cercare di
portare quello o quei due, non credo tanti di più, ma insomma l'intenzione è questa, prospetti perché possono essere il completamento di un roster del futuro delle nostre, della nostra prima squadra. Ah, però i risultati finora ci sono, magari è stato certo un po' basso sulle possibilità, ma guarda, cioè, se siete ai margini dei playoff con tutte le squadre, probabilmente anche più di due. Sì, però ti dico, poi la Serie C è un'altra cosa, poi i grandi sono un'altra cosa, è uno scalino importante, molto importante, non è automatico che uno della nostra Beretti debba andare a giocare in prima squadra in Serie C, non è così scontato, ecco, non è fatto di essere automatico, non è così scontato perché c'è troppa differenza anche proprio nelle dinamiche di un gruppo di Serie C, dove sono tutti grandi, dove insomma... dove spesso vengono dal settore giovanile di squadre nazionali anche, no? Sì, il nostro scouting lavora molto su quelli che sono i prospetti delle primavere di Serie A e Serie B, certo, che non è la nostra Beretti, è chiaro, quindi anche lì c'è uno scalino importante. Diamo un rapido sguardo, Gigi, alla prossima giornata che è la 28esima, si gioca fra sabato 23 e il posticipo domenica 24 sarà Sud Tirol Rimini. Per le altre partite, Gubbio Feralpi, Triestina Renate, Fermana Pordenone, Monza Fano, Ravenna Teramo e poi sabato sera alle 20.30 Albino Leffe Giana, San Benedettese Ternana, Virtus Verona Vicenza e il Molese Pesaro. Ultima di sabato alle 20.30, poi da marzo si gioca domenica alle 16.30. E già questa è una bella... È meglio? Un po' è meglio, si comincerà a giocare su campi migliori, non si giocherà col freddo della sera, ci saranno anche meno infortuni, per me è meglio senz'altro, anche perché Limolese, avendo anche la Coppa, ha delle partite ravvicinate che sono. Coppa, no? Coppa col Monza, purtroppo non sono stati troppo bravi a giocare a daglia e lettera, non si farà andata e ritorno, si farà solo andata e si giocherà solo a Monza. Sembra che abbiano giocato con i due bussolotti, c'era Berlusconi in uno, Gagliani in quell'altro, e tu prendi un nome e tu prendi in un altro, e uno ha tirato su Monza e quell'altro pure, vedi, Limolese, beh, Limolese viene ospite nostro. Viene ospite Monza, vabbè, perciò cambierà poco. A Marco viene. Però bisogna che gli chieda, l'infermeria si sta svuotando i tempi e soprattutto si ritorna con una squadra che verrà per guadagnarsi il punticino, Sparagnina anche questa, ma si ritorna sul campo amico, pertanto l'obiettivo sì, è vittoria. Adesso l'infermeria, credo che Garattoni assolutamente, l'ho visto anche l'altra sera con le stampelle ancora, quindi ne avrà per tempo. Gli altri ragazzi direi che sono in via di guarigione, adesso io non seguo da vicinissimo chiaramente la prima squadra, quindi queste cose qui le conoscono all'interno, lo staff medico, però io spero che siano in fase di guarigione, insomma, abbiamo poi fuori Garattoni in questo momento qui, Belcastro che potrebbe essere il prossimo a rientrare e se non sbaglio Garutti che ha avuto un problemino la settimana scorsa, quindi insomma non è che non ci siamo, ci siamo, ecco. Grazie a Marco Menghi, non andate via, noi continuiamo. Continuiamo. Grazie a voi. Alla prossima. Ci mancherebbe. Eccoci alla seconda parte e con Gigi che si è spostato di qua sono arrivati due ospiti, Michael Grillini e Fabio Foschini. Anche ce li presenti te, Gigi? Sono più grossi, perciò ho detto... Cosa lo presenti? Dove volete... No, lasciamo loro presentarsi perché... partiamo da Fabio, dai. Fabio, anche perché è nuovo Fabio, Ma nuovo, è il quarto anno che sono qui. Quarto anno, però, dai. Non t'hanno visto tutti gli anni qui, perciò... No, quello è vero. No, niente, è il quarto anno che sono, che faccio Krav, è il quarto anno quindi che faccio delle arti marziali, diciamo che inizialmente uno si approccia comunque alle arti marziali pensando di poter imparare qualcosa che nel breve tempo gli possa dare una soluzione per liberarsi da una situazione di pericolo. Questo lo è sicuramente. In questo caso qui mi viene da pensare a una situazione, non una situazione, un paio di settimane fa è stato fatto un corso di antiaggressione femminile
Io ho partecipato insieme a Michael e Valentina, che è una ragazza anche lei che fa il trainer nella nostra società, e in effetti ho potuto notare che solamente in 4 lezioni queste ragazze, che poi ragazze dico io così perché fondamentalmente il corso è aperto un po' a tutti, hanno potuto riuscire a imparare delle tecniche in pochissimo tempo, che possono comunque essere utilizzate a scopo, proprio a loro scopo personale. Quindi io fondamentalmente considero il Krav di buon occhio, perché essendo già stato comunque 4 anni qui, ma avendo visto queste ragazze che in pochissimo tempo abbiano imparato delle cose del genere, vuol dire che è una cosa comunque molto utile. Tanto passano dei video, sentiamo allora qua il maestro Michael. Allora, no, nel video facciamo che... facciamo vedere il video. Siamo tutti curiosi. Nel video che avete appena visto stavamo facendo uno dei nostri giochi, perché appunto il Krav Maga sì è un'arte marziale, sì è un metodo per tenerci in forma, cioè nel senso migliorare la propria condizione fisica e migliorare il anche gatto il proprio... Il gatto topo il gioco. Il proprio... viene chiamato, questo viene chiamato rugby israeliano, cioè è come se fosse... ci sono alcune... un'idea, diciamo, del rugby, l'unica cosa non si fa in piedi ma si fa in ginocchio, si crea la mischia, si provano ad applicare un po' le tecniche. Questa è una situazione un po' fra virgolette estrema, perché qui vedete i 4 istruttori di Imola, quindi io come caposcuola e altri 3 ragazzi che mi fanno da che fanno gli istruttori insieme a me a Imola e a Borgo Tossignano, che stiamo giocando contro l'intera classe, quindi per... Hai alzato un piede, si poteva? No, non si poteva, infatti io sono uno dei più, di quelli che fanno più falli, fra virgolette, a giocare. E questa è una delle tante attività però, Michael. Questa è una delle tante attività. Noi partiamo, come abbiamo parlato anche l'anno scorso, gli anni passati, con appunto, come diceva Fabio, col corso di Krav Maga classico. Quindi si parla dell'arte marziale nata appunto per l'IDF israeliano, poi dopo trasportata in civile, quindi come autodifesa, difesa personale. Non facciamo solo quello, come associazione del Tiger's Den facciamo anche appunto, come avevamo parlato già l'anno scorso, anche abbiamo il progetto Tiger on Wheel, quindi facciamo terapia occupazionale ai ragazzi disabili di Montecatone, una volta ogni 2 settimane andiamo su e applichiamo un po' quelle che sono le nostre tecniche, il nostro tipo di allenamento in un'altra condizione, quindi in sedia a rotelle, vediamo quelle che possono essere un po' le occasioni in cui poter usare quest'arte, oppure in generale anche solo esclusivamente appunto per migliorare la condizione della stabilità dei muscoli del torso. Hanno notato questo ottimo sviluppo. Abbiamo un corso per bambini chiamato Ninja Tiger, è un piccolo corso d'arti marziali in cui iniziano i bambini ad approcciarsi appunto al movimento, alle arti marziali, e guardiamo un po' quelle che possono essere le situazioni, dato che se ne parla un po' tanto, sull'antibullismo, quindi come tenere distante un bullo. Stiamo facendo come botte, non fa... Assolutamente no, appunto per quello. Come farsi piuttosto sentire da un adulto, piuttosto che rimanere in silenzio e, non dico di prendere botte, ma anche solo esclusivamente di essere vessato come vittima. Ultimissimo progetto è proprio quello di cui parlava Fabio, corso di antiaggressione femminile, 5 serate, intanto vediamo gli allenamenti, i vari allenamenti che vengono fatti in classe. In coppia? Più o meno sempre in coppia, a volte in gruppo, poiché appunto vediamo anche situazioni in cui non sei da solo, cioè sei da solo magari ad essere minacciato da più persone, o dall'altra parte non sei da solo ad essere minacciato, magari sei con tua figlia o con tua moglie, e come gestire anche quello che è una terza persona. Senti, l'antiaggressione, non basta uno spray al peperoncino? Spray al peperoncino adesso va tanto di moda parlarne, ma va ancora più di moda non essere capace di usarlo. Non è così facile, questo è stato un bellissimo progetto, dopo ne parliamo. Se allora fermiamoci con queste immagini, facciamo rispondere lo spray, poi dopo... Scusatemi, mi sono buttato. No, come lo spray? Sarà come la schiuma da barba? Purtroppo no, perché quello balistico, diciamo da polizia, appunto, avendo cambiato federazione, lo vedete sulla maglietta, Krav Maga Academy, siamo sempre in contatto con anche le forze di polizia, poiché il fondatore Manuel Spadaccini era nell'arma dei carabinieri, e oltretutto uno dei nostri formatori è il comandante Alfa, il fondatore dei GIS dei carabinieri.
quelli balistici della polizia sì, possono essere usati fra virgolette da chiunque, ma sono molto pericolosi, poiché vanno a distanza e vanno come se fosse veramente un getto d'acqua, uno spillo d'acqua. Quelli che vengono venduti a qualsiasi persona sono vaporizzati, sono nebulizzati. Quindi molto spesso capita che facendo partire lo spray, non tanto me lo metto verso di me, ma arriva anche a me negli occhi, e quindi vengo poi dopo, arrivo in una condizione peggiore da quella in cui ero partito, magari pensando di fare qualcosa in più, quindi tenere magari lontano il mio aggressore o dargli fastidio, c'è il rischio che finisco io nel mezzo. Quindi anche per il caso che forse è accaduto nella discoteca nelle Marche, potrebbe essere stato, adesso le indagini sono in corso, però potrebbe essere. Può essere anche uno di quei casi. L'ultimo caso a Ventimiglia con i poliziotti francesi che per tirar fuori dal bagno tre extracomunitari che si erano chiusi hanno usato questi spray, hanno fatto un buon macello, perché non è ci deve essere informazione anche dietro questo, chiamiamolo dispositivo. Quindi meglio per evitare un'aggressione qualche tecnica che spiegate voi? Ma quanto ci vuole in questo corso, cioè di tempo per imparare? Allora, questo corso, perché lui l'ha fatta un po' semplice prima, eh? Allora, questo corso è proprio un, come dire, è bussare alla porta di quello che è l'autodifesa, è un vedere un po' tutte quelle che sono le situazioni, i must have, non so come dire, tutte le cose più classiche che può capitare a una donna, anche perché il corso sì è tenuto da me, ma è tenuto soprattutto da una ragazza, quella che si vedeva nel video prima, Valentina Mazzolani, istruttrice anche lei di primo livello di Krav Maga, che ti fa vedere come una ragazza di 50 kg può realmente salvarci con l'atteggiamento giusto, non che applicando una tecnica tutto succede, ci devi mettere quello che viene chiamato istinto di sopravvivenza, ci devi mettere tutto quello che hai, tutta la grinta che hai per poter uscire da una situazione anche con un uomo di 90 kg addosso. È un bussare alla porta, è un dare una visione in più di quello che c'è, di non essere per forza vittima sacrificale designata, ma posso fare qualcosa. Posso fare qualcosa o posso evitare di fare qualcosa per... sono anche tutti consigli anche solo su come girare in strada, come tenere la borsetta, come parlare al telefono. Ormai tutti vanno in giro con il cellulare, ma tanti punti deboli che microfono. Anche ci possono essere comunque anche tanti punti deboli che se toccati o comunque presi nell'arco di breve tempo una persona comunque ha anche la possibilità di liberarsi. Vediamo quelle immagini che volevi commentare, Michael, cosa riguarda? Un altro gioco? Questo è un altro gioco, sì, si chiama Il Nodo, una squadra contro l'altra, una squadra è legata a terra, annodata appunto a terra fra di loro, e l'altra squadra punta con tutti i modi che ha di togliere, di stricare questo nodo. Legata naturalmente con mani in braccia, col sì, corpo, sì, col corpo. Più che il gioco in sé, che è un altro di quei giochi che facciamo per aumentare appunto la grinta, la voglia di rimanere lì dove sei o di liberare i tuoi compagni, volevo appunto far notare che c'è della gente anche con il kimono, con il gi, sì. Perché è stato un progetto che abbiamo fatto l'anno scorso con altri due maestri, Pablo Coloma di Jiu Jitsu e Andrea Franceschelli del Karate. Lo ripresenteremo anche quest'anno, è stato un evento che abbiamo creato veramente in pochissimo tempo a favore di un'associazione di volontariato di Bologna che si chiama Bimbo Tu, fanno appunto, sono dentro all'ospedale Bellaria nel reparto. Sono venuti ospiti in un'altra mia trasmissione, okay. Cora Querzeri, pochi giorni. Appunto, infatti ho parlato proprio con Cora, perché mia madre lavora in quel reparto, allora ci siamo trovati. Abbiamo deciso di fare questo stage, si chiamava un problema, tre soluzioni. Cioè lo stesso problema, come abbiamo visto, che ne so, uno che semplicemente ti dà uno schiaffone, o uno che ti prende per il collo, uno che mi prende per portarmi via, quindi mi cintura il tronco per portarmi via. Abbiamo visto come sviluppare una possibile uscita dai tre punti di vista, quindi Krav Maga, Jiu-Jitsu e Karate. È stato molto bello, dopo ci hanno contattato un po' anche altre realtà di Imola per poter magari quest'altro anno partecipare, replicare, e il 5 maggio dovremmo già fare il prossimo. Qua invece siamo all'aperto? Qua siamo al Parco Tozzoni, stiamo facendo
le prove di esame, poiché anche in, nel Krav Maga esistono i livelli, non sono cinture, sono livelli, non tanto per dire che si aprono nuove realtà, è semplicemente per una crescita personale. Te, Gigi, a che livello sei? Che non mi ricordo. Io devo iniziare adesso con Fabio, ho già cominciato a prendere i primi contatti con lui, anche perché siamo quasi vicini di casa, perciò... E poi gli esercizi li fai in coppia con lui? Faccio in coppia con lui, sì, sì, sì. Dopo la sua supervisione. Una curiosità, il bulletto che magari ci sta guardando è stimolato a venire, diciamo, da voi a imparare questa tecnica? Non è che aumenti la sua aggressività oppure riesci a convincere che è un imbecilotto e magari deve fare il passettino? Al contrario, nel senso, è capitato nel corso degli anni, sono ormai 8 anni che pratico Krav Maga, al netto di altri sport, ma Krav Maga lo pratico già da 8 anni, è capitato che arrivassero un po' i bulletti, non so come dire, i galletti del caso. Krav Maga ci dà già una buona arma, fra virgolette, per potergli fare capire in che posto sono, quindi il contatto fisico è molto importante in questo caso, ma abbiamo notato che quello che era il galletto quando entrò in classe per imparare chissà fare cosa, si è tramutato poi in uno dei migliori allievi mai presentati. Anche a livello educativo? A quindi. Livello educativo, è quello che magari... Non a livello fisico? No, oltre a livello fisico, ma è proprio quello che è stato quello che piuttosto crea il silenzio nella classe, per non pagare le flessioni. Esercizio stupidissimo. C'è troppo rumore in classe, si ferma, tutti fanno flessioni e pagano per uno che ha parlato. Alla fine si è sviluppato che il bulletto era proprio quello che voleva il silenzio, ma non perché non voleva pagare le flessioni, ma perché voleva capire quello che si stava facendo. Ci è capitato anche durante le lezioni a scuola. Altra cosa che facciamo è andare nelle scuole gratuitamente durante le ore di educazione fisica a presentare un po' quello che siamo, a dare due consigli su quello che facciamo. E ci capita spessissimo di classi solo maschili e i primi che sono proprio i galletti, quelli che arrivano e vedono ah sì adesso facciamo a botte, adesso facciamo. Alla fine della lezione solitamente quello che diceva ah facciamo a botte, ah, adesso gli faccio vedere io al maestro, siamo lì, sentiamo, faccio vedere io al maestro, era quello più interessato a quello che stavamo facendo, quindi erano quelli che silenziavano magari le altre classi, magari più piccole, per poter vedere, per poter fare di più. Quindi è, secondo me è proprio invece potenziante dal lato del bullo. Se i bulli venissero a fare questo tipo di corso, questo tipo di attività nella mia scuola o in qualsiasi altra scuola, sicuramente ci sarebbero meno bulli. Dove vi trovano velocemente? No, volevo chiedere appunto a Fabio, visto poi che lo conosco, sì? Diciamo tutti i giorni, sì. Ecco, il tuo obiettivo, cioè ti sarai posto un obiettivo? Sono 3-4 anni che... No, beh, fondamentalmente ci sono sempre tante cose da imparare. Diciamo che io qui a novembre ho fatto anche un corso di guida operativa evasiva, che sono cose che si fanno all'interno della società, e sembrano cavolate, ma oltre che a livello personale, fisico, in cui uno può subire un'aggressione, anche per strada, magari guidando la macchina, ti potresti trovare in una situazione di pericolo e anche solo in quel momento potresti... avere la soluzione per uscire a districarti da questa cosa. Close combat, si fanno comunque tante cose, adesso mi è venuta in mente questa, ma in realtà all'interno si fanno veramente tante cose, sono veramente molti corsi. Per informazione, dove vi troviamo? Siamo allo Step 51, a Imola, in via Montanara, il martedì e il giovedì dalle 8:30 alle 10, comunque tutti i contatti sono anche sulla pagina Facebook e su pagina Instagram del Tigers Den Imola, appunto. E lì si trovano tutti i nostri contatti, tutti i nostri numeri. Bene, grazie quindi a Fabio Foschini, grazie. A Michael Grillini, volevi dire dobbiamo, un'altra cosa? Dobbiamo complimentarci sempre con chi è già venuto, sì. Fly sta continuando a vincere, il pallavolo femminile da grande, campionato non ce n'è per nessuno, quest'anno è l'anno del maiale, perciò Fly vuole essere protagonista. Però va bene anche la pallamano, hai detto. Calcio a 5, sono venuti la settimana scorsa, ammento fuori casa nettamente, hanno un bel gruzzoletto da salvaguardare, però potrebbe essere una bella doppia promozione.
Quindi buone notizie, portiamo fortuna, dicono. Ottimo. Ottimo. Grazie ancora, non andate via, andiamo alla pallacanestro. Ciao Gigi, ci vediamo lunedì. Lunedì. Ed eccoci all'ultima parte del dopo partita, è con noi Mauro Zappi per l'Andrea Costa Imola. Buonasera. Reduce dalla sconfitta del derby, si torna quindi dopo la sconfitta contro Ferrara anche la sconfitta di Ravenna. Vediamo i risultati e poi commentiamo. La sconfitta di Ravenna arriva 87-80, l'Andrea Costa è stata in gara almeno abbondantemente fino al terzo quarto, poi il terzo quarto è stato un po' difficile. Ferrara batte Iesi 94-88, vittoria di Verona a Cagliari 90-77, Fortitudo batte la Sigeco Piacenza 92-73, la Baccheri perde in casa con Forlì 76-86, Montegranaro 81, Roseto 73, Treviso 71, Mantova 54 e 100 cade in casa con Udine 95-64. La nuova classifica: la Fortitudo con una partita in meno 38, Montegranaro 36, Treviso 32, Udine 28. Queste quattro squadre si sapeva da inizio della stagione che dovevano essere lì, poi si può dire forse Forlì e Montegranaro, però cambia poco. Forlì è subito sotto con Verona a 26, Ravenna con Roseto e Imola a 20. E poi abbiamo a 18 Mantova, un po' sotto le aspettative, a 16 Ferrara e l'Assigeco, a 14 Cagliari, Iesi e la Baccheri, a 12 100. Dico una battuta, non me ne vogliono gli amici piacentini, non capisco perché due squadre in Serie C di calcio, e poi si vede quello che è accaduto e abbiamo commentato nella prima parte, e due squadre in A2 di pallacanestro a Piacenza. Se raggruppavano le forze, forse avevano una squadra, non dico in Serie B e una seconda in classifica in A2, però pensateci un attimo voi, cittadini di Piacenza, non me ne vogliono le società. Veniamo a Imola, la sconfitta di Ravenna arriva dopo i primi due quarti chiusi in vantaggio. Sì, a Ravenna abbiamo giocato un ottimo primo tempo, 22-23 minuti, anche una prima parte del terzo quarto, dove la partita onestamente l'abbiamo condotta noi, perché abbiamo giocato a testa alta, seguendo il piano partita che ci eravamo prefissati, limitando le caratteristiche di Ravenna. Probabilmente qualche errore di troppo, qualche palla persa di troppo, qualche tiro libero regalato ci avrebbero dato un pochino più margine, anziché chiudere a 3 punti sopra magari avremmo potuto chiudere a 8-10. Però onestamente la partita è stata nella prima parte positiva, nella seconda parte non siamo riusciti a replicare quello che avevamo fatto nel primo tempo, è venuta chiaramente fuori anche la compattezza di Ravenna, la maggior profondità di Ravenna, l'innesto di Tommaso Marino ha arrivato in settimana da Siena, esatto, ragazzo di grande esperienza, un play seppur da 2 giorni, 3 giorni con loro, ha fatto vedere già da subito tutte le sue capacità come di giocatore e di leader di una squadra, perché nei momenti chiave la palla l'ha tenuta in mano o l'ha passata a chi doveva passarla, insomma è chiaramente un giocatore che sposta gli equilibri, sicuramente. Senti Mauro, Ravenna deve stare lì, anzi forse Ravenna è ancora sotto alla dinamica che aveva pensato all'inizio della stagione. Imola è ancora probabilmente sopra a quello che si pensava, però attenzione. Ravenna, vediamo quello che succede settimana per settimana, ed è sicuramente una squadra che ha avuto degli alti e bassi durante la stagione, e è comunque sempre riuscita a rialzare la testa quando, e a reagire quando ha avuto dei momenti negativi o delle partite negative, come magari è stato il derby della settimana scorsa a Forlì. Noi siamo lì, dobbiamo continuare. Siete ancora dentro ai playoff? Siamo tuttora dentro ai playoff, siamo 6 punti sopra i playout, che è il nostro primo obiettivo. Dobbiamo continuare a lavorare settimana per settimana per prima di tutto raggiungere questa quota salvezza e poi dopo guardare se eventualmente siamo ancora lì, se possiamo arrivare
un passo in avanti, però bisogna stare sul pezzo settimana per settimana. Insomma. Quale sarà quota salvezza, 24-26? Non abbiamo fatto non delle grandi tabelle, onestamente, no? Tutti dicono più o meno 24-26, noi sappiamo che abbiamo delle partite in casa che ovviamente non possiamo sbagliare, perché saranno con dirette concorrenti che ci seguono in classifica, a cominciare da domenica, con Iesi, e le altre in casa saranno con partite invece, con squadre di calibro più alto, come Treviso, come Montegranaro, e avremo trasferte allo stesso tempo complesse per dinamiche di classifica o meno. Quindi adesso pensiamo a Cagliari, poi le tabelle onestamente non abbiamo guardato, vogliamo provare a vincere più partite possibili per vedere. È un peccato dove si può nella vostra situazione di forma che avevate, aver buttato via, adesso buttato via è un termine forte, però aver sprecato due occasioni che erano alla portata Ferrara e Ravenna, perché Ferrara è sotto, ha delle difficoltà anche se si sta bene o male riprendendo, e Ravenna ha questi alti e bassi e bisognava approfittarne. Poteva essere teoricamente chiusa la questione salvezza. Sicuramente non ci nascondiamo, l'abbiamo detto in settimana, perdere a Ferrara ci stava, perché Ferrara ha una posizione di classifica falsa, frutto di una serie di problematiche che hanno avuto, ma il cambio di americano, il cambio di assetto, il cambio di allenatore sta dando i suoi frutti. Da quando è cambiato hanno perso con Montegranaro in supplementare in casa, hanno battuto noi, ieri hanno vinto con Iesi. Sarà una squadra che crescerà di qui alla fine. Non ci sta il modo in cui abbiamo perso Ferrara, questo ripeto, l'abbiamo detto e non ci vogliamo nascondere tuttora. È stato sbagliato l'approccio. Per quanto riguarda ieri, è chiaro che Ravenna è un campo complesso, perché Ravenna, seppur era sotto di noi due punti in classifica, rimane una squadra più strutturata di noi e costruita per altri traguardi rispetto ai nostri. Ripeto, la partita è stata buonissima per buona parte, non abbiamo avuto la forza di reagire alla loro spallata nel momento decisivo del terzo quarto, e quello ha creato il solco. Cagliari al Pallaruggi. Cagliari è una squadra molto in forma, una squadra pericolosa, una partita che sarà ostica. Cagliari, da quando ha cambiato l'allenatore, ha vinto 6 partite su 7, ne ha vinte 4 in trasferta, su campi importanti come Forlì per esempio, facendo partite. È una squadra dalle chiare caratteristiche, perché i due americani, Johnson e Miles, e l'italiano di riferimento, Rullo, sono i 3 giocatori chiave, ha tantissimo talento, verrà qua col coltello tra i denti, perché ha bisogno di punti per uscire dalla zona super calda della classifica, quindi sarà una partita che... Era spacciato dopo dieci giornate, quasi salva. È lì quasi salva, quindi questo dimostra che nessuna partita è semplice. Noi dovremo prepararla con un'attenzione estrema, dovremo andare in campo con una cattiveria agonistica ai massimi livelli, perché non possiamo permetterci di lasciare punti per strada, soprattutto in casa nostra, con il nostro pubblico. Anche perché dopo, come hai detto prima, ci sarà Treviso, ci sarà Montegranaro, c'è quella trasferta insidiosa di Roseto, un Roseto che sta venendo fuori. Sì, Roseto è la squadra che aveva dimostrato fin dall'inizio, secondo me, di avere i margini di miglioramento più ampi del campionato. Era una squadra giovanissima, ma di giocatori di grande talento, e chiaramente era in proiezione futura, sarebbe solamente potuto che crescere, e i fatti dimostrano questo. Si sta giocando un posto playoff, probabilmente lo raggiungerà. Roseto storicamente è un campo ostico, perché non è mai stato facile andare a giocare, e soprattutto c'è chi conosce bene però il campo, c'è quello chi aiuta. Siamo avvantaggiati perché il coach giocherà in casa, quindi in quasi casa, insomma. Adesso, a parte alcune banalità e battute, ci dirà i segreti. Mauro, e quanto possono risentire i ragazzi di queste due sconfitte, una venuta, come hai già risottolineato, male, e anche contro Ravenna, che è più forte, si poteva, visto come era andata fino all'inizio del terzo quarto, si poteva ottenere di più. Cioè, a livello fisico e più che altro mentale, i ragazzi possono risentire, perché rischia di essere una gara fondamentale quella con Cagliari, senza andare a Roseto, Iesi, Treviso, quelle che arriveranno dopo. Certo, cioè sì, no, pensiamo a domenica. No, risentire non credo, nel senso che questa è una squadra estremamente esperta, che sa bene come gestire i momenti positivi e negativi, quindi quelli che ci sono stati anche in senso buono. Sono certo, per come li vedo lavorare in settimana, che userà le due sconfitte, una peggiore dell'altra,
per andare in campo a Cagliari e mettere tutto quello che serve per portare a casa la partita. Questo è quello che perlomeno finora ha dimostrato anche il campionato. Le partite, diciamo, con le spalle al muro, anche quando abbiamo avuto più pressione in casa, abbiamo dimostrato di giocare in un certo modo. All'interno di un campionato ci può stare un momento di stanchezza, un momento di maggior debolezza, di peggiore forma fisica, però onestamente credo che loro sapranno gestirsi già da soli, senza quello che magari... Anche se la panchina è un po' corta. La panchina è questa, siamo però questi. Però se stanno bene... Siamo questi, noi non ci guardiamo più, abbiamo piacere che Pat ci venga a trovare tutte le settimane, lo vediamo. Dovrebbe sempre venire lunedì prossimo, qui. Ecco, se sempre... sta bene gli chiedo quando rientra. Sempre... Rientra per l'ultima del campionato? No? Non credo. Per i playoff? Non, per i playoff, per i playoff avanzati. Per i playoff avanzati. La panchina è questa, purtroppo, ne abbiamo già detto mille volte e la società, molto onestamente, ha già fatto tantissimi sforzi. Se stanno bene loro... Hanno dimostrato che non c'è bisogno. Finora siamo andati avanti così, abbiamo dimostrato che chi c'è ha fatto benissimo il proprio lavoro, ha saputo sopperire all'assenza di un giocatore fondamentale come Patrizio, quindi va bene così fino alla fine. A Cagliari avete vinto, e naturalmente bisogna vincere domenica, concludo però con un ragionamento, conteranno anche i canestri, cioè la differenza, non dico contro Cagliari che bisogna vincere, quindi un 2-0, però in alcune sfide conteranno. Saranno fondamentali, Giacomo, per esempio con Ravenna siamo andati sotto 2-0 negli scontri diretti e in un eventuale arrivo pari saremo chiaramente penalizzati. Quello è un arrivo a pari e playoff. Con Cagliari, sì. Con Cagliari abbiamo vinto, era un'altra Cagliari, come detto prima, abbiamo vinto di 18 se non sbaglio. Sarà importante andare sul 2-0 con loro, sarà più importante in futuro dove magari per esempio con Iesi, avendo perso là, bisognerà vincere e provare a ribaltare la differenza perché... Nell'arrivo pari, questo che siano sarà play-off o play-out, chiaramente fa la differenza. Grazie Mauro, prima della fine stagione ci rivediamo di nuovo. Volentieri. Magari dopo con notizie positive. Magari dopo una vittoria. Dopo una vittoria, magari non so ad aprile chi c'è. Non so. Adesso c'è Cagliari, poi vediamo. Ci vediamo dopo. Ok, grazie di averci seguito, buona serata a tutti, a lunedì prossimo.